Buonasera a tutti e bentornati a Blog, i consigli dei nostri esperti. Questa sera vorrei riprendere il tema ampio del diritto di famiglia che qualche puntata fa abbiamo introdotto parlando del dovere di restituzione dei doni obnuziali, un dovere sul quale a volte non ci si sofferma a riflettere quando finisce una relazione, ma che il nostro ordinamento specificamente prevede nel codice civile e al quale associa anche il diritto di ottenere un risarcimento del danno a favore del partner che ha subito la decisione dell'annullamento del matrimonio. Ovviamente tale dovere non riguarda i doni che sono stati fatti per altre circostanze, come ad esempio compleanni onomastici, così come non riguarda l'ipotesi in cui l'annullamento sia determinato da cause di giustificazione particolarmente serie. Questa sera quindi vorrei mantenermi nel tema del diritto di famiglia e affrontare un ulteriore tema, sul quale, un ulteriore aspetto del diritto di famiglia sul quale spesso la Cassazione si è pronunciata con una serie di sentenze che hanno consolidato un orientamento interpretativo e nomofilattico recepito dai tribunali italiani. Infatti, come vedremo tra poco, una delle ultime pronunce particolarmente significative è del Tribunale di Forlì. L'aspetto in questione riguarda gli effetti di una gelosia esasperata sul rapporto di coppia e che cosa può accadere in sede di separazione. L'aumento esponenziale dei social, dell'utilizzo dei social e quindi della possibilità di parlare, intrattenere conversazioni con le persone più disparate, conversazioni, chat che il nostro ordinamento tutela comunque come segrete al pari della corrispondenza, ha determinato un aumento dei casi finiti in tribunale in cui si parla di gelosia, in cui una gelosia esasperata è stata spesso portata innanzi al giudice come causa di giustificazione dei più disparati comportamenti. In realtà è oramai, come dicevo, grazie ad una serie di pronunce della Cassazione, interpretazione costante e consonante che la gelosia non è affatto una causa di giustificazione, non è affatto una scriminante, ma al contrario rientra nelle aggravanti perché la gelosia è parificata ai futili motivi. Questo che cosa significa? Che i comportamenti esasperati posti in essere da un coniuge che si manifesta essere particolarmente geloso e che si lascia andare a vessazioni reiterate anche magari per diversi anni, per diverso periodo di tempo e che possono sfociare negli atteggiamenti più disparati che possono magari concretizzarsi sia ad esempio nella costante ripetizione di epiteti particolarmente ca non carini nei confronti del partner, sia in atteggiamenti, ad esempio, come iniziare a spiare il proprio partner attraverso la predisposizione di registrazioni ambientali effettuate magari in casa o nello studio professionale o al lavoro, possono portare chi mette in atto questi comportamenti ad essere passibile di una condanna, di una condanna penale. Ovviamente sul punto, come dicevo, sono diverse le pronunce intervenute. Si pensi ad esempio che la Cassazione ha confermato la condanna di una persona per il reato di rapina per aver sottratto o meglio strappato il cellulare di mano del proprio partner per controllare con questa, insomma, con chi stava parlando. Ugualmente, in un'altra pronuncia, un soggetto è stato condannato per maltrattamenti in famiglia per aver più e più volte avuto degli atteggiamenti esasperati. Di gelosia esasperanti nei confronti del proprio partner, atteggiamenti che sono arrivati anche a predisporre continui pedinamenti della persona, registrazioni, continui controlli, divieti di uscire e i comportamenti che più possono essere particolarmente rilevanti e che in diverse occasioni, purtroppo, come ben sappiamo, possono sfociare anche in casi di violenza fisica e psicologica.
La violenza fisica e psicologica è un tema particolarmente delicato sul quale bisogna continuare a focalizzare l'attenzione per sensibilizzare il più possibile l'opinione pubblica e per garantire interventi che impediscano il continuo protrarsi di episodi che ahimè ben conosciamo di femminicidio. Sono da ultimi le notizie dell'ulteriore assassino di diverse donne da parte di compagne ed ex compagne, ecco. E in questo caso diverse sono le pronunce nelle quali i tribunali hanno appunto ritenuto la gelosia esasperata essere un aggravante del comportamento posto in essere dal partner, fino ad arrivare appunto a sentenze di condanna. Ma la gelosia esasperata spiega i propri effetti anche dal punto di vista civilistico. Significativo è il caso di una separazione con addebito richiesta al Tribunale di Forlì da parte di un professionista arrivato allo stremo delle sue forze per una moglie particolarmente gelosa. Una moglie particolarmente gelosa che non si è fatta alcun problema nell'avere dei comportamenti violenti nei confronti del proprio marito, sia a livello verbale, sia a livello anche di conduzione della vita, coniugale. Ebbene, in questo caso il Tribunale di Forlì, con una pronuncia, particolarmente importante, ha ritenuto di accogliere la domanda di separazione con addebito, ritenendo la gelosia esasperata della moglie la causa della cessazione del coniugio. Di conseguenza ha posto appunto la separazione a carico della moglie e la previsione dell'addebito ha fatto sì che la stessa perdesse alcuni diritti fondamentali, come ad esempio il diritto al mantenimento. Questo che cosa significa? Che quella che può essere intesa come una gelosia fisiologica spesso può rischiare di sfociare in comportamenti che, se per chi li pone in essere, possono sembrare innocui, in realtà per l'ordinamento diventano particolarmente rilevanti e che possono condurre a delle pronunce di condanna, sia dal punto di vista penalistico, ma a pronunce particolarmente significative anche dal punto civilistico, come abbiamo appena visto nel caso del professionista che ha ricevuto l'accoglimento, che si è visto accogliere il proprio ricorso di separazione con addebito nei confronti di una moglie che si era mostrata particolarmente gelosa. Il consiglio quindi è quello sempre di calibrare i propri comportamenti e nel caso in cui ci si rende conto che l'altra persona sia ai limiti di un atteggiamento sopportabile, chiedere aiuto prima che questo atteggiamento possa sfociare in qualcosa di ben più di irreparabile. Io vi ringrazio come sempre di essere stati in mia compagnia anche questa sera e ci vediamo la prossima settimana.